Video, strucchiamoci dopo questa giornata molto impegnativa, strucchiamoci insieme. Nella mia skincare oggi vedrete questi prodotti, questi per quanto riguarda la skincare, questi per quanto riguarda la detersione e il tonico. Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, oggi video. Sono appena rientrata dal lavoro, video strucchiamoci, sbardiamoci insieme. Oh Signor Gesù, che fatica! Allora, non so se vedete bene da lì, ma boh. Siete messe che non vi dico come, perché è meglio. Cioè, ho fatto una cosa che se mi cade il telefonino va giù dalla mia vecchietta sotto che ha 96 anni. Va bene. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Con un po' di magnesio, perché ragazzi, la faccenda si fa molto trita. Allora, su come trucco non ho fondotinta, ma ho la terra, ho il mascara, ho un ombretto, la matita. Scusate, ho qualcosa nei denti. Non è possibile. Ho mangiato la che schifo. E adesso mi strucco tutto l'ambaradan. Allora, stavo dicendo, ho l'ombretto, la terra, il long lasting di Kiko e così. Allora, come struccante sto adoperando in questo momento il dell'Idea burro struccante. Io ne prendo una noce così. A me piacciono i burri struccanti, lo sapete. Ho già fatto un reel anche sul burro struccante di Primark, e se devo essere sincera, tra queste, quello di Primark, preferisco quello di Primark perché è più oleoso, cioè non so spiegarvi, ma mi pare che mi strucchi meglio. Allora, io massaggio sempre perché dobbiamo fare sciogliere bene tutto lo smadroppone di roba che ho addosso. Io adopero il mascara, come sapete, il waterproof, perché d'estate, ragazzi, bisogna essere anche, cioè, io poi, vabbè, non è che ho la lacrima facile, però voglio dire, quindi mi strofino bene gli occhi. Lo so che non bisogna strofinare bene, però ragazzi, io mi devo struccare bene. Poi, prossimo step, rimanete lì. Non tocco neanche il tasto del telefonino, guardate qua, ho sciolto bene, adesso prendo la microfibra. Allora, come microfibra adopero questi dischetti che sono di Lidl, ma potete adoperare qualsiasi altra microfibra, vedete? Questo è il risultato finale. Però a me piacciono molto, cioè li asciugo bene perché grazie a qualcuno che adesso mi sfugge chi, mi ha detto che bisogna stare attenti perché se no si riempiono di muffa all'interno, però io li lavo molto bene, li stringo molto bene e poi li faccio asciugare, poi specialmente d'estate. Io questi li adopero d'estate, d'inverno sinceramente adopero il mio panno, quello che mi ha regalato mio marito. Vedete, comunque non è venuto via perfettamente, quindi esercito un po' più di pressione e poi vado ancora giù di brutto. Giù di brutto, dovrebbe essere anche un gruppo musicale. Vabbè, giù di brutto forse, vabbè, comunque. Facciamo questa cosa qua, strucchiamo per benino. E una volta struccato bene il viso, o meglio, insomma, il più grosso, vedete com'è ridotta? Cioè, capite? E non sembrava che avessi quella gran roba sulla faccia, però bisogna sempre pulirsi bene. Adesso passiamo alla detersione. Per la detersione abbiamo cambiato angolazione. Sto adoperando e finendo questo di Shein. Questo è un ottimo detergente. Questo è un ottimo detergente. Ne basta pochissimo. E un po' d'acqua. Altro che Spielberg, le mie riprese sono fenomenali. Voilà.
Adesso mi sciacquo, l'acqua è comunque nera, nera. Vabbè. Ok, poi prendo una lavetta pulita e mi asciugo bene il viso. Allora, solitamente io faccio così tutte le volte che mi strucco. E poi adesso procediamo con la skin care. Una volta quindi deterso bene il viso, ok, passo il tonico. Il tonico sto adoperando da pochissimo questo levigante di Yves Rocher e mi piace moltissimo. Ne basta un pochino perché ha una composizione tipo siero, se devo essere sincera. Però lo applico proprio come se fosse un siero, con movimenti circolari e appunto sopra così. Ha un buonissimo profumo floreale, non invadente, e quindi aspetto adesso che si setti il tonico. E poi passiamo alla fase successiva. Una volta settato il tonico, metto di sempre i MIM che mi hanno inviato. Allora, il siero l'ho finito, l'ho trivellato perché mi è piaciuto tantissimo. Il contorno occhi lo proverò, come ho già detto, alle alte temperature, me lo porto dietro in montagna perché con sto caldo è molto idratante e poi lo sudo, secondo me. Comunque è un buonissimo prodotto, io ho bisogno di idratazione, questi prodotti sono molto molto idratanti e quindi ottimi. Poi mi hanno inviato come ultima cosa che ho ricevuto questa, che è una crema per il collo. Questa è già un paio di settimane forse che la provo e mi piace tantissimo. Noi curiamo tanto il viso, ma spesso ci dimentichiamo il collo, invece il collo va curato quanto il viso. Questa è un barattolo da non c'è scritto qua sopra, no, sì, 50 ml. Vi lascio poi tutti i riferimenti qua sotto, codice sconto, tutto, se volete acquistarlo. È fatto molto bene, è in vetro, ha un pack molto bello. E la crema è fatta così. Io ne prendo proprio pochissima, vedete, e faccio così, perché anche questa è una crema molto ricca. Poi, scusate, non mi voglio denudare, ma per rendervi conto, faccio questi movimenti, che poi non so, non sono un estetista e quindi non so se faccio correttamente. Però tiro verso il basso oppure anche verso l'alto, insomma faccio questi movimenti qua finché la crema non si assorbe completamente. È una crema meravigliosa, idrata moltissimo, mi piace tantissimo, forse è il prodotto, non a profumazione, è il prodotto che mi piace di più in assoluto. Quindi dei tre prodotti che ho testato di IMIM, questa è sul podio, il siero è al secondo posto e il contorno occhi attualmente rimane sul podio, ma al terzo. E niente, sono ottimi prodotti per la skincare. Quindi ve li consiglio, vi lascio poi tutto sotto. Io faccio questo, questi sono il massimo dei prodotti che metto il pomeriggio quando rientro a casa. Non faccio di più perché poi ho la skincare serale, quindi sono le 2 del pomeriggio adesso, mi strucco, faccio così, poi la sera faccio la skincare serale con addizionatori di maschera o sieri, alla mattina detersione nuovamente, eccetera, eccetera, che avete comunque già visto. Bene, spero che il video corto, conciso, tanta roba, rapido, vi possa piacere e ci vediamo al prossimo video. Ah, oh!